scusate, mi ero agganciato dal wifi del Parlamento, quindi poi quando si sgancia il passaggio alla rete dati del telefonino non è fluido e si interrompono le dirette. Comunque dicevo, appunto, volevo cambiare argomento, sto rispondendo ad altre vostre osservazioni sul blog, ripeto, alcune le condivido, altre no, e la mia principale obiezione metodologica è che però parliamo un pochino sempre delle stesse cose, e quindi che cosa vi posso dire? Cioè, il tu non sai fare politica poteva andare bene per l'associato di politica economica di un'università di provincia, va un pochino meno bene per il rispettato e, a seconda dei casi, temuto presidente di una bicamerale di controllo. Tu non sai comunicare, poteva andare bene prima di aver venduto 25.000 copie di un libro. Cioè, diciamo, io capisco che non tutti noi, me compreso per carità, anche se in realtà quando dico noi, in questo caso penso voi, abbiamo la capacità di adattarci rapidamente al mutare delle circostanze, ma qui qualche circostanza è mutata, Quanto all'avere un carattere di merda, quelli che mi conoscono possono al tempo stesso confermare e smentire questa mia caratteristica. Passiamo oltre. Mi sto godendo tantissimo La Vanna Acceide. Allora, il libro l'ho letto un po' di corsa, non è, guardate, non mi interessa neanche farne l'esegesi, perché a me interessa sempre, e su questo insisto molto, anche perché vorrei che anche a voi interessasse un po' di più, non sempre, ogni tanto un po' di più, il metodo rispetto al merito. Dal punto di vista del metodo sottolineo due cose. Primo, noi abbiamo un gigantesco problema di libertà di espressione del pensiero. Io lo posso affermare con cognizione di causa, non solo perché, senza fare troppo il piangina, quando mi affermai nel dibattito, quando fondamentalmente i vannacci, quelli disruptive, eravamo io e Claudio, ho subito tutte le censure, le aule universitarie negate, il libro che non può essere presentato ai festival importanti perché dice delle cose, cioè, ma queste sono cose, cioè, ma poi soprattutto perché ho fatto parte della commissione per la soppressione della libertà di espressione del pensiero, la commissione segreta, la commissione cosiddetta Amore, cioè c'è un preciso disegno della sinistra che consiste nel sopprimere la libertà di espressione del pensiero. E questo è particolarmente doloroso per chi come me è stato educato in una famiglia antifascista, perché mi ricordo che quando mia madre voleva spiegarmi che cos'era il fascismo e voleva farmi comprendere, diciamo così, le traversie passate da mio nonno in quel periodo, insisteva molto sul fatto che non si poteva dire quello che si pensava. Cioè, il fascismo è oggi, il fascismo è il mondo che abbiamo ereditato dal PD, il fascismo è il PD, ma voi lo sapete, dovreste saperlo, ne abbiamo parlato per tanto tempo. È il PD perché poi fondamentalmente anche i blocchi sociali di riferimento sono diventati gli stessi, coincidono i grandi interessi capitalistici, finanziari internazionali, no? Sappiamo tutte queste cose qua. E questo è un pezzo della storia. Allora, che in un periodo in cui esiste un gigantesco e comprovato e immanente pericolo per la libertà di espressione del pensiero, qualcuno faccia un'operazione genuina o provocatoria di rivendicazione della libertà di espressione del proprio pensiero, dal punto di vista del metodo, secondo me è una cosa che, oltre a essere divertente, è anche pregevole, ma proprio indipendentemente da quello che poi c'è scritto, anche perché, come dire, le vicende che poi
mi occuperanno anche professionalmente, cioè quelle della gestione della pandemia, tanto per essere chiari, perché adesso entrerò anche in quella commissione lì, così avrò anch'io la mia quarta commissione, ci dimostrano che quello che oggi viene considerata una bestemmia, quello che oggi ti impediscono di dire, domani diventerà una verità scientifica, no? E d'altra parte voi lo sapete, perché ve l'ho detto, lo dissi in una trasmissione televisiva, mi ricordo anche quale, lo dissi da Pancani, in Italia una cosa è fascista finché non la fa il PD, in Italia una cosa è fascista finché non la dice il PD. Beh, la gente ne ha abbastanza e di persone che mi dicono io non avrei votato o non vi avrei votato, ma vi voto perché c'è lui, nel senso del generale, ne incontro tante e in tutti gli strati sociali. E d'altra parte, se le forze politiche che ci sono nemiche, esterne o interne che siano, sono così in apprensione, così in subbuglio per questa vicenda, questo significa che stiamo facendo bene. Esattamente come, ahimè, dolorosamente, bisogna dedurre che stavamo facendo bene entrando nel governo Draghi perché quelli non ci volevano dentro, non so se mi spiego. E quella era la migliore prova del fatto che ci si dovesse entrare. Purtroppo ci sono delle cose che sembrano paradossali, ma vi assicuro che non è un amore barocco del paradosso che mi spinge a formularle, a condividerle con voi in questi termini. Purtroppo ogni tanto funziona così. Poi c'è un altro aspetto metodologico che così mi fa abbastanza, diciamo, sbellicare dalle risate quando constato quello che sta succedendo. Ed è quello legato allo scompiglio, diciamo, creato, cioè immaginate, mi immagino il partito che allora era, insomma, galleggiava in un intorno del 4%, quando, diciamo così, si decise di candidare le due bestie, i due mostri no euro, quindi in particolare me e Claudio, no? Immagino che anche all'epoca ci possano essere state delle resistenze interne, ma dalle più banali. Una me la racconta sempre adesso cordialmente, ma sicuramente all'epoca l'avrà presa peggio. Il mio attuale segretario regionale, tu immaginati che fai un lavoro certosino per costruire delle liste, per accontentare tutti i territori, cioè fanno un lavoro i nostri esponenti sul territorio che per i tanti, come dire, faciloni che chiedono di fondare partiti, di fare qualcosa, eccetera, eccetera, ecco, sarebbe una bella palestra passare. Visto che nessuno ancora si è mai offerto di venirmi a trovare a Palazzo San Macuto e di passare una giornata accanto a me, ancora più istruttivo è passare una giornata accanto a un segretario regionale del partito, uno che deve mediare non solo fra istanze politiche e fra istanze di colleghi parlamentari, ma fra nell'infinita complessità dei territori, deve scegliere dei rappresentanti. Quello è un lavoro veramente massacrante. Immaginatevi che tu componi questo puzzle, parti verso Milano per portare a Via Bellerio il risultato di questa tua bello impegno con tutte le accettazioni di candidature, con tutti i bolli, timbri e ciarlalacche, e quando hai fatto, non so, 70-80 km di autostrada, contrordine i compagni, il capolista e Bagnai. Pensate le bestemmie che avranno detto i poveri segretari regionali che si sono visti piovere addosso uno come me, che all'epoca aveva consenso e che quindi sì, avrebbe in qualche modo sicuramente aiutato un po' il partito, ma sicuramente scombinava degli schemi. Quindi questo già è un primo pezzo, il pezzo diciamo pratico se volete, ma immaginatevi poi il pezzo ideologico, no? Perché è inutile che ci giriamo intorno,
la Lega del 4% era una Lega dove si pensava che una parte della popolazione fosse italiana fosse ontologicamente migliore dell'altra e quindi si potesse permettere l'Europa e si potesse permettere di stare con la Germania nel club, diciamo così, delle tribù celtiche forti. Abbiamo visto che questa cosa non funzionava perché banalmente le tribù celtiche forti non erano né celtiche né forti, erano solo tribù. Avete visto la Germania che cosa sta diventando ora che gli Stati Uniti le hanno staccato la spina, quindi in quel racconto c'era molto, come dire, da calibrare, da aggiustare, da rivedere, da equilibrare, va bene? Però, insomma, quella era una posizione espressa, rivendicata, che aveva comunque una sua coerenza, se vogliamo, aveva, e noi invece facevamo un discorso diverso. Quindi c'erano quelli che pensavano che l'euro fosse uno strumento di integrazione nelle catene del valore del nord, o lo raccontavano o se lo facevano raccontare. Poi c'erano gli imprenditori veri, naturalmente, perché io non ho mai incontrato un imprenditore vero che si sia detto, diciamo, preoccupato di un eventuale sganciamento dall'Unione Monetaria, però magari esiste, semplicemente non l'ho mai visto perché se ne era convinto non veniva a parlare con me perché mi considerava il demonio, quindi magari c'era, però insomma mediamente invece c'erano le persone che avevano visto le loro esportazioni verso l'estero crollare, eccetera, eccetera, eccetera. Però un dibattito, un noi quelli non li vogliamo o noi quelli che ci ricarichiamo a fare, ci sarà stato anche all'epoca. E non lo drammatizzo e non lo demonizzo, cioè, diciamo così, all'epoca quelli disruptive eravamo noi. Ora, quelli disruptive hanno un difetto, che è appunto quello di essere disruptive, cioè di rompere. Segnatamente rompere le palle agli incumbent, cioè a quelli che sono già dentro, però c'hanno anche un pregio, che è quello di essere disruptive e quindi di rispondere all'ansia di cambiamento che le persone hanno. E poi dopo, sinceramente, mentre io sono entrato a rompere i coglioni ai miei attuali colleghi, con cui adesso lavoro gomito a gomito, che hanno imparato a ben volermi perché hanno capito che io li rispetto e valorizzo il loro lavoro e con grande umiltà, perché io poi sarei quello che ha il carattere di merda, ma forse ce l'ho con chi se lo merita, magari qualcuno dovrebbe porsi una domanda quando pensa che abbia un carattere di merda. Mentre appunto in quel contesto io entravo in un'elezione con il Rosatellum, quindi nel listino bloccato. E lì è chiaro che tu gli schemi li scombini. Sinceramente, una enorme parte del casino che vedo adesso per questa elezione, che è un'elezione con le preferenze, non la capisco. Sono molto divertito. Io vivo con grande intensità e grande passione il territorio in cui lavoro da 20 anni e che mi ha eletto nel 22, cioè la provincia di Chieti, ed ero uno dei tanti eventi popolari ma belli, che è il Festival del Carciofo di Cupello. Vabbè, questo può interessarvi o no, è buono, se siete nei paraggi consiglio di affacciarvi. E che cosa mi ha divertito? Tre persone che mi hanno fermato dicendo: allora, senatore, ma Vannacci sì o Vannacci no? Dico: ma guardate, è un'elezione a preferenze, è molto semplice. Chi vuole Vannacci scrive il nome e per chi non lo vuole ci sono tutti gli altri partiti, fra l'altro, perché quello che dice lui lo dice in Italia solo lui, il contrario lo dicono tutti gli altri, d'accordo? Quindi avete ampia scelta. Noi siamo per la libertà, perché dovrebbe essere un problema, no? Così, ma lo dico dal punto di vista puramente logico, puramente, cioè fosse un'elezione al listino bloccato e te l'avessero messo capolista tale per cui scatta solo lui, scatta il corpo estraneo, ma non è così.
c'è ampia libertà di scrivere il nome che si desidera e ognuno eserciterà questa libertà. Quindi veramente trovo così un po' puerile sta cosa. Ecco, poteva avere un senso quando siamo entrati noi con il nostro messaggio, che però era piuttosto maggioritario, era condiviso da una parte importante lo capisco molto meno nelle circostanze attuali. Io, se proprio volete saperlo, appunto, trovo in ogni strato sociale persone che mi dicono: avremmo smesso, non avrei votato, non vi avrei votato se non ci fosse, se non aveste candidato Vannacci, ma perché io leggo questo al fatto che questa persona, nel bene o nel male, ha saputo incarnare che cosa? La rivendicazione di libertà degli italiani, inclusa la libertà di dire quello che si pensa, la prima delle libertà. Quindi, che cosa volete che vi dica? Vedo che questa cosa occupa paginone e paginone sui giornali e che tutti attaccano Salvini. Quindi ne traggo due conclusioni. Primo, che se ne occupano i giornali, questa cosa alla fine non è poi tanto importante. E secondo, che se attaccano Salvini, allora ancora una volta Salvini avrà fatto la cosa giusta. E se è così o no, lo scopriremo solo votando. Vi auguro una buona serata, qua è una serata abbastanza interessante perché vedo che abbiamo. Forse c'è una partita, ecco, quando vivi a Roma devi assolutamente seguire il calcio perché la tua vita può cambiare in peggio drasticamente se qualcuno si esercita in questo nobile sport. Vi lascio alla vostra serata.